Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti all'episodio 57, stagione 5 di Mio Podcasting. In questo breve episodio parleremo di un tema importante. Le previsioni che furono fatte nel 1956, pubblicate su Amazing Stories da un panel di persone, riguardo al contesto del 2001. È davvero molto speciale il numero di Amazing Stories dell'aprile del 1956, che oltre a festeggiare nel 1956 i 30 anni della rivista di fantascienza, con vari racconti in ristampa estratti dai tre decenni precedenti, il magazine Amazing Stories nel 1956 diede largo spazio ad autori di fantascienza per argomentare previsioni circa il 2001. L'estratto della rivista lo potete trovare in allegato nel link nella descrizione del file di YouTube, che vi riporta alle tre lunghe bloggate dove ho affrontato la traduzione e la verifica appunto di questi articoli che furono stampati su Amazing Stories del 1956. In questo podcast vi riferirò solo delle persone del panel che le hanno azzeccate in modo rilevante, anche perché gli altri non è che ci abbiano preso particolarmente. Comunque, se siete incuriositi, diciamo, potete andare a approfondire la questione sui link che trovate in descrizione. Sid Caesar, che era un famoso attore comico del 1956, pensava che nel 2001 le televisioni portatili sarebbero state comuni, l'intrattenimento nel 2000 sarebbe stato più importante di quanto lo fosse nel 1956. I programmi televisivi sarebbero stati rimbalzati da stazioni spaziali in orbita terrestre per garantire la mondovisione, la teoria della relatività sarebbe stata studiata da tutti i bambini, i quali sarebbero stati portati a scuola con elicotteri, mentre i bambini sarebbero stati intenti a guardare la propria televisione portatile. L'intrattenimento sarebbe stato una importante leva per comprendere la realtà, e nei garage delle famiglie ci sarebbero state nel 2001 degli aerei e non delle auto. Allora, le previsioni del signor Sid Caesar appaiono abbastanza azzeccate per il 2001 in ambito della comunicazione, tranne per il fatto che non ci sono aerei personali nei garage delle famiglie e i bambini non studiano la relatività di Einstein. John Cameron Swades, conosciuto, diciamo, noto anchorman televisivo, predisse per il 2001 pace sul pianeta Terra e la diffusione istantanea delle notizie tramite la diffusione dei satelliti. Nel 2001 la guerra fredda sarebbe finita e si sarebbe diffuso l'uso di aerei ed elicotteri a decollo verticale per raggiungere i posti di lavoro in città, avendo appunto case fuori città con un enorme ampliamento delle periferie. Viaggiare nel 2001 sarebbe stato facile, sarebbero servite appena 2 ore da Honolulu a New York. Ora, molte delle previsioni del signor John Cameron Swades si sono avverate: satelliti e comunicazioni istantanee, si pensa ad internet, e la guerra fredda nel 2001 obiettivamente era già terminata, essendo conclusa nel 1989. Purtroppo le guerre nel 2001 non sono finite, in quanto nel 2001 era appena terminata in Europa la sanguinosa guerra in Jugoslavia e Macedonia. Huber J. Schlafly, vicepresidente della 20th Century Fox ed ingegnere ricercatore della General Electric. Tutte le funzioni commerciali e industriali per le famiglie saranno automatizzate, sistemi di informazione saranno perennemente disponibili per rispondere a domande da remoto. La miniaturizzazione dei microprocessori permetterà la produzione di gadget complessi,
e miniaturizzate, al momento impossibili. La comunicazione tra cavi e terminali mobili sarà molto raffinata, riducendo la necessità di trasferimento delle persone, quindi siamo ritenuti al telelavoro. Forse nel 2001 saremmo capaci di teletrasportare materia e cambieranno anche un brillante futuro i rapporti tra le persone e Dio. Praticamente quasi tutto di quanto predetto da Huber J. Sklafly si è avverato. Internet, smartphone, descritti con parole del tempo, dato che ancora non erano stati inventati. Teletrasporto ancora però non è stato inventato. E persiste la necessità di spostamento delle persone, ma che anzi è aumentata per scopi turistici piuttosto che diminuire nel tempo. Oliver Reed, assistente di stampa ed editor di TV e radio, ebbe a prevedere che l'industria nel 2001 sarebbe stata tutta automatizzata, anche il settore dei trasporti, treni e aerei sarebbero stati controllati da remoto, i razzi sarebbero stati affittati e noleggiati per spostarsi sulla terra, la televisione nelle case sarebbe stata di plastica appesa al muro, capace di una rappresentazione 3D, oltre ad essere integrata nel telefono. L'energia solare avrebbe prodotto energia elettrica, l'energia atomica sarebbe stata usata per il teleriscaldamento, le telecomunicazioni sarebbero state fondate solo sulle microonde e non più sui cavi. Grazie ai viaggi spaziali sulla Luna e Marte sarebbero stati una normalità nel 2001. Anche l'antigravità sarebbe stata ingegnerizzata e ci sarebbe stata una fusione di bioelettronica nell'essere umano e radio e televisioni. Sarebbero ancora esistite nel 2001 per diffondere le conquiste della scienza. Una buona parte di quanto predetto da Oliver Reed si è avverato, tranne il fatto che l'automazione in industria e trasporti non è diventata totale e non ci sono compagnie di razzi usate per il trasporto di merci o persone sulla Terra. L'energia solare è usata in minima parte, l'energia atomica da fissione anche è in declino. Nel 2001 c'erano comunque un certo numero di centrali atomiche. La bioelettronica non si è affatto diffusa, i viaggi spaziali da Terra verso la Luna e verso Marte sono una realtà solo sporadica e parziale per sonde robotiche. Poi abbiamo Steve Allen, star della NBC del 1956. La televisione del 2001 sarà 3D o 4D a colori, in stereo, via cavo, con trasmissioni dirette dalla Luna e da Marte, con grandissimi monitor posti nel salotto. La comicità invece rimarrà sempre la stessa, perché i meccanismi che scatenano il sorriso e l'ilarità e la satira rimangono sempre gli stessi. Praticamente quasi tutto è stato previsto da Mr. Allen, si è avverato nel 2001, tranne le televisioni con schermo 3D e 4D. Ma diciamo, le televisioni in trasmissioni dirette dalla Luna e da Marte, diciamo, si sono verificate sia in bianco e nero sia a colori, anche se diciamo solamente per da apparati scientifici. Comunque diciamo, in una qualche misura, tutto quanto in buona parte è dichiarato da Stephen Allen si è verificato. Sono tre interessanti bloggate del panel sul futuro che io vi consiglio di andare a darci un'occhiata, anche per valutare le attese e gli scostamenti che invece si sono verificati. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.